non solo galline, il tema di questa Art Festival di Toscano Maderno, che inizia questa sera, si protrarrà per tutto il mese di agosto con gran finale in settembre. Marco Basile, assessore alla cultura del comune di Toscolano, oggi è felice, raggiante, perché non solo perché il festival inizia con questo tema, non solo galline, incuriosisce molto la gente, un titolo così, ne parleremo, ma anche perché ha avuto un grande, oggi una grande notizia, un grande riconoscimento, dillo tu. Sì, devo dire che dopo 7 anni che questo festival è nato, è partito dai giardini del Vittoriale, quest'anno ci è giunto l'alto patrocinio del Ministero della Cultura, il ministro Sandro Bondi ci ha mandato attraverso l'ufficio di gabinetto la concessione del patrocinio, e credo che questo sancisca, dopo 7 anni di lavoro intenso e serio, voglio dire, un grande riconoscimento per il festival e per tutti quegli artisti, registi, attori che in questi 7 anni hanno seguito e accompagnato le iniziative promosse dal festival. Soprattutto anche un grande direttore artistico che quale tu sei, ma soprattutto questa sera si inizia parlando il tema del lavoro. Sì, è un tema molto forte e scottante questa sera. Devo dire che il tema delle morti sul lavoro è un tema di una tremenda attualità, un tema su cui troppe volte non ci soffermiamo con il dovuto interesse, e siamo ormai diventati un po' assuefatti all'idea che qualcuno, nel luogo dove dovrebbe trovare veramente il sostentamento alla propria vita, invece questa vita la vada perdendo. E quindi il festival vuole cominciare questa serata con un tema di attualità, ma un tema in cui ovviamente ognuno di noi dovrebbe ritrovare una parte della propria umanità. Vogliamo ricordare anche alcuni, non tutti perché sennò ci... ecco, alcuni dei temi delle prossime serate? Sì, voglio ricordare per tutti, voglio dire, alcuni temi importanti: Buchi nel cuore sul tema della violenza alle donne, Con il sole il fronte, il tema dell'assassinio familiare dedicato alla vicenda di Pietro Maso, per non dimenticare, voglio dire, il segreto di Montbrolan sul tema dell'olocausto, e molti altri argomenti che verranno affrontati a dimostrazione di quanto dicevamo prima, la stupidità non è delle galline ma è tutta umana. Tu nella conferenza stampa hai scioccato la platea con così delle affermazioni, possiamo dire shock, la gente non capiva subito se scherzavi e diceva cosa succede, perché dicevi l'olocausto non è esistito, ma scherziamo, sì, e altre, sì, cose. Sì. Ho voluto, devo dire, provocare fino in fondo, e ogni tanto i miei interventi erano disturbati da 2 comici, a dimostrazione che la stupidità non ha mai fine e che continua imperterrita ogni tanto a farsi sentire anche quando si parla di cose importanti. Ricordiamola, l'ultima serata di settembre, cosa sarà? Sì, l'ultima serata sarà il 4 settembre, pillole con delle vicende che vedranno protagoniste molte donne, diremo una retroprima del festival, però non vorrei dimenticare per tutti il 31 agosto un grande concerto di musica da camera con le Mulieris Vox, salvifica, a dimostrazione che dopo tanta stupidità la musica, e la musica impegnata e seria, può finalmente ridare equilibrio e armonia all'uomo e a questa umanità troppe volte disperata. Art Festival 2009, un grande tema, e un grande personaggio. Sara Poli è stata premiata nel corso della presentazione della conferenza stampa, con un premio, un riconoscimento fra i tanti che avrà ricevuto, ma qui a Gardone di Riviera, con un tema anche un po' forse insolito, però il teatro vuol dire anche scuotere un po' la gente, far capire la gente oppure farla meditare. Beh, grazie a Marco Basile, quest'anno il festival è dedicato all'impegno sociale e civile, e quindi noi partecipiamo con grande onore a questa avventura. Ringrazio ancora per il premio che mi è stato consegnato, che ribadisco è un premio collettivo, perché un regista non è niente senza gli attori, i tecnici e tutti quei collaboratori che solitamente sono dietro le quinte. Quindi è, secondo me, un premio a tutti quei bresciani che da anni mi accompagnano in questo bellissimo lavoro che è quello del teatro. Teatro ovviamente bresciano, in cui lei è stata grande, è grande protagonista. E quando si trova ad affrontare temi come questo, non solo galline, dici teatro, va benissimo, però... Ma il titolo è provocatorio, in realtà poi tutti gli spettacoli hanno dei temi veramente importanti, ed è importante che il teatro, che è visto solo come un momento di svago, diventi invece anche un momento di riflessione, con poesia, con leggerezza, senza essere aggressivi o drammatizzare troppo certi temi, però credo che la poesia faccia parte anche di quello che è il grandissimo mondo del teatro. Prossimi lavori di Sara Poli invece? Ci vedranno al Castello di Padernello dal 16 al 23 di ottobre con la ripresa delle Serve, che poi dal 27 al 29 sarà ospitata dal Piccolo Teatro Libero della cooperativa Teatro Laboratorio.